Giuseppe, allora cosa stiamo realizzando? Oggi stiamo facendo le classiche crispelle che si fanno alla vigilia di Natale. Ecco, vigilia di Natale si fanno le crispelle, è un'usanza che la gente a tavola oggi non mancano, diciamo, a pranzo le crispelle poi per fare il cenone la sera. Esatto. Come sono fatte queste crispelle? Allora, acqua, farina e lievito. Queste qua sono con le acciughe, noi le facciamo anche con i pomodorini secchi, o con le olive, o vuote con lo zucchero, e per gli appassionati del piccante anche con l'anduia. Quindi per tutti i gusti. Esattamente. Ascolta, non abbiamo visto la signora prima che sbatteva quella pasta. Ecco, perché quella? Per rompere il lievito. Per rompere il lievito. Esatto. Una buona crespella non deve essere... Come deve essere una buona crespella? Una buona crespella deve essere cotta al punto giusto intanto. La pasta deve essere ben lievita. Una buona lievitazione. E poi niente. Quindi sembra facile farli, però... No, non è per niente facile. Si devono saper impastare, si devono saper lavorare, cioè tutto si deve... È un procedimento molto meticoloso che se non viene rispettato non riuscite ad avere un prodotto ottimale. Nonostante che oggi c'è il divieto, diciamo, della zona rossa, ma la gente non rinuncia alla crespella. No, anche perché noi facciamo servizi di asporto e consegne a domicilio, quindi... cerchiamo di non far mancare niente in questo periodo, diciamo, di festa, anche se non è più come gli altri anni, ecco. Quindi queste qua accompagnate naturalmente con un buon bicchiere di vino, ovviamente. Naturalmente questa zona che è il vino qui, qual è il miglior vino della zona? Ci sono due cantine qua a Meleto. A me due più sì.